Hello Beauty Lovers, benvenuti sul mio canale. Oggi vediamo insieme tutti i prodotti che ho usato e vi do una recensione mia. Sono un po' tanti prodotti perché è un bel po' che non faccio questo tipo di video, quindi io dividerò questo video in due parti. Questa volta cominciamo con il trucco e con la skincare di viso. Cominciamo subito con la categoria che mi piace di più, il trucco. Però ovviamente i trucco sono prodotti sempre pochi perché si usano meno di quelli della skincare. E cominciamo subito con un fondotinta della Clinique Super Balanced. Come vedete, ancora è mezzo pieno, però questo fondotinta ce l'ho da 5 anni. Come sapete, anche i prodotti skincare o trucco hanno una data in cui poi non si possono più usare. Questa ha una durata di 24 mesi una volta aperta. Sono 5 anni che ce l'ho, quindi adesso è il tempo che lo butto. E comunque è un fondotinta che non mi serve molto, perché io oramai ho una pelle abbastanza sensibile, mi basta un fondotinta meno aggressivo o meno coprente per le pelli miste. Come aiuta questo? Chi ce l'ha di voi una pelle mista o una pelle grassa, la Super Balanced è veramente molto buono. 3 di 5. Continuiamo subito con i prodotti per le sopracciglia. Per le sopracciglia ho usato un po' dei prodotti. Uno mio preferito è quello della Benefit. Questo è il 24 ore Brow Setter. Questo è un prodotto che veramente funziona bene. È un gel trasparente con un piccolo scovolino per mettere in forma le nostre sopracciglia. Devo dire che Benefit è una marca high-end e ben conosciuta per prodotti per le sopracciglia, quindi non costa poco questo prodotto, ma vale veramente la pena. 5 di 5 stelle. Invece, quando io vorrei struccarmi e mettere un po' di colore per avere un ramo del mio viso, ovviamente devo mettere anche un po' di colore sulle mie sopracciglia per mettere sopracciglia finte dove non ci sono, dove ci sono buchi. E qua ho usato tre prodotti, uno che posso veramente consigliare, della marca NYX, che si chiama Fill and Fluff, che è un prodotto che da una parte c'ha tipo una spazzolina, non ha un scovolino per metterli in forma, ma è una spazzolina molto molto fine per comunque togliere un po' di prodotto se uno ha messo troppo prodotto. Il prodotto in sé era un pennarello a forma di gocce per disegnare le sopracciglia. Un altro che vi posso veramente consigliare, che me l'ho anche ricomprato, quello della Catrice. Questo è Super Define, quindi qua abbiamo sempre lo scopolino per pettinarli in forma, ma il prodotto che esce, che ovviamente adesso non c'è, ha una punta veramente molto molto fine e molto delicata, quindi molto molto bello per lavorare precisamente. Un altro prodotto, sempre un brow styler, che è della Cosmi Tip Brow Marker. Devo dire che questo ho usato poco, questo c'è uno scovolino diverso ancora. Qua abbiamo tre puntini per creare delle sopracciglia, sempre in forma naturale, però devo dire che questo prodotto, purtroppo, della Cosmi non mi ha molto convinto perché non dava abbastanza colore. Quindi gli altri prodotti che vi ho fatto vedere, 5 stelle di 5, invece questo 1 di 5. Gli ultimi due prodotti che ho usato in questi mesi della categoria trucco erano i Fixing Spray e qua quello di Murphy. Chi mi conosce, chi ha visto già i miei video, io sono un tifo di questo spray di Murphy. È un Fixing Spray che veramente aiuta a mantenere il trucco a lungo termine, funziona veramente, quindi se dovete fare una festa particolare, eccetera, questo è veramente ottimo, 5 di 5. Se no, il classico MAC Fix Magic Radiance. Questo è un fixing spray, però non è così forte come questo della Murphy. Questo sia più un spray che si potrebbe anche mettere in mezzo quando uno si trucca, mette prima la fondotinta, poi lo spruzza, poi mette bene in forma con una spugnetta i peli del viso. Cioè, questo non è molto per fissare, ma per avere un effetto flawless nel viso. Comunque anche questo 5 di 5.
Continuiamo adesso con la skincare per il viso. Skincare per il viso, ho usato un po' dei prodotti. Ovviamente è sempre importante che si trucca, si deve togliere il trucco, è fondamentale per la nostra pelle. E lì il mio Holy Grail, anche questo avete già visto sul mio canale, è della Clinique Take the Day Off Balm. Questo è un balm che, questa adesso è la forma piccola di viaggio, questo è un balm che è un tipo un balm cremoso che si può stendere, si può togliere tutto il trucco perché è molto olioso, olio apprende tutto il trucco e poi si può sciacquare, veramente ottimo, 5 di 5. Un altro balm simile sia quello della Yflom costa molto di più che quello della Clinique e devo dire che a me questo Yflom non mi è piaciuto. È vero che funziona bene di togliere il trucco eccetera, però c'ha un odore molto molto strano che a me non mi piace, sicuramente a base di erbette si sentono, però un po' troppo, a me questa cosa non mi è piaciuto. Però il prodotto in sé funziona, direi 3 di 5. Dopo che io ho tolto il mio trucco con questi prodotti che levano bene il trucco, faccio sempre il double cleansing, quindi prendo una schiuma e rilavo dopodiché un'altra volta il mio viso in profondità. E lì a me mi piace di usare dei mousse o del cleanser. Qua ho usato il cleanser della Natura Line, che è un prodotto svizzero, e devo dire che questo alla cannabis mi è piaciuto molto. All'inizio anche questo aveva un odore un po' strano, non mi è piaciuto, ma col tempo mi è piaciuto talmente tanto perché veramente ha fatto un beneficio alla mia pelle. Molto molto buono, 5 di 5. Altri prodotti per fare double cleansing come cleanser, c'è questo della M.A. San Pude, della Aqua Intense linea, e devo dire che anche questo mi piace molto, però chi ha una pelle molto sensibile lo sconsiglio perché ci sono dentro dei particoli per fare un lieve peeling al viso. Questo comunque per me, chi ha una pelle mista, 5 di 5. Un altro molto molto buono, di una marca veramente high end e molto buona, è quella della Elemis, e questa della linea Pro Collagen Marine Cleanser. Ovviamente non si può sbagliare niente usando Elemis, ha dei prodotti clean, fanno bene alla pelle, 5 di 5. E di questa linea avevo anche un altro peeling chimico per la pelle e anche questo ha funzionato molto molto bene. Questi due insieme veramente top. Ho usato un altro cleanser ancora della marca Elemis e questo è di un'altra linea che si chiama Dynamic Resurfacing Facial Wash, e questa in confronto a quella, questa era più gel e questa era più una consistenza mousse. Comunque sempre molto buono, 5 di 5. Un ultimo cleansing foam che ho usato è una marca che viene dalla Budapest e questa si chiama Omorovica, anche questa avevo in un box e anche questa mi è piaciuta molto, 5 di 5. Chi mi conosce sa, dopo un double cleansing, prima di mettere la cura, quindi le creme, i sieri, eccetera, io uso un toner per riequilibrare la mia pelle. Di toner ho usato un po', cominciamo con questo della Sister, Toned Up, che è un toner che avevo in un box. Sinceramente è un toner buono, ha riequilibrato la pelle, l'ha preparata per i sieri che seguono, però non era un granché che dovrei dire lo ricomprerei, quindi 4 di 5. Un altro che ho usato, che mi è stato regalato dal mio parrucchiere, saluto Fabio, Davines, una marca italiana, e questo era un acqua micellare, quindi anche questo non è il classico toner, si potrebbe anche usare per rinfrescare solo il viso o anche di togliere di pulire il viso dal make-up. Devo dire che a me le acque micellare non mi piacciono molto, però per un'acqua micellare era molto molto soft, molto sensitivo, quindi mi è piaciuto, 4 di 5. Adesso però vediamo due toner che mi piacciono molto, su cui uno già conoscete, che avete visto da me, Pixi è una marca high-end, costa un po' però vale la pena di spendere, è una marca veramente che fa dei prodotti fantastici.
Questo toner è a base di acidi fruttosi e ha l'effetto non solo di riequilibrare ma anche di esfoliante, molto buono. E un altro, sempre esfoliante, di una marca che non conoscevo, che si chiama Kueshi, è a base naturale di ananas e qua la cosa bella è che è a spruzzatore, quindi non serve niente, non si deve usare le mani, che a me non mi piace, quindi prendevo sempre un pezzo di carta eccetera, però per risparmiare anche quello mi piace questa soluzione che mette uno spruzzatore e si può spruzzare direttamente sulla pelle. Molto bello, anche perché questo metodo di usare un toner, veramente il toner mi ha durato molto, di più di tutti. Dopodiché mi sono struccata eccetera, adesso sei quella crema o i sieri. Comunque il siero non ho usato nessuno, anzi l'ho usato sempre ma non l'ho finito in questi mesi, quindi vi faccio vedere le creme. Una crema per la notte che vi avevo parlato nel video precedente, che è della Derma Cosmetics, della dottoressa Schmiedeberg, una dermatologa tedesca, una crema costosa ma molto molto buona. Chi ha delle problematiche con il viso, soprattutto secche o sensibile, comunque questa è una linea veramente molto molto buona, 5 di 5. Invece un'altra crema che vi vorrei far vedere, chi ha soprattutto una pelle veramente molto sensibile, addirittura ipersensibile, è una marca francese, perché avevo questa crema in un box della Plissin che si chiama Embryolisé. E questa è una crema iperallergenica, quindi per le persone veramente che soffrono anche di neurodermatite, addirittura è scritto che lo possono usare anche i bambini, come consistenza molto ricca e funziona molto molto bene, 5 di 5. Un'altra crema che ho provato, di una marca che ne parlano molto, soprattutto sui social network, della marca CeraVe. È un packaging, devo dire, che non mi spunta nell'occhio, io sono una vittima del packaging, quindi quando il packaging è bello a me mi piacciono le cose. Questo è un packaging molto clean, molto semplice, questo era un latte idratante, però veramente il hype lo posso capire, perché veramente aiuta molto, e questo, anche se molto intenso, idratante, comunque ha una consistenza molto leggera, quindi andrebbe bene anche per le pelle misti. 5 di 5. Sono rimasti due creme che vi vorrei far vedere che ho usato, sempre in un formato molto piccolo, di una marca Ren, anche questa è una marca high-end molto conosciuta. Questo era una overnight cream per la notte, soprattutto per i punti neri. Adesso devo dire che io i punti neri non ce l'ho, o se ce l'ho raramente, quindi lì non lo posso dire se veramente funziona. Come consistenza, come crema eccetera, sono stata un po' delusa, anche perché Ren conosco, una marca molto conosciuta per fare buona skincare, però questa linea non mi è piaciuta, 1 di 5. Invece una marca che mi piace molto, sono Tivo, è la marca Dalton, e di Dalton qua abbiamo, questo era un siero, l'unico siero che ho finito, il siero per le macchie e anche per le rughette, Marine Filler, e questo 5 di 5. Dalton ha veramente una linea molto controllata, molto buona, sempre costruita insieme a dermatologi, quindi veramente una marca, se avete problemi con la pelle, spendete un po' di più. Dopo che ho messo la crema nel viso, ovviamente metto anche la crema sotto gli occhi. È vero che c'è qualcuno che dice che non serve, si potrebbe mettere anche la crema normale del viso sotto gli occhi e funziona ugualmente, però a me mi piace di usare un prodotto mirato a questa parte del viso, perché la pelle è molto più fine e molto più sensibile. Anche questa volta ho finito un po' di prodotti, in realtà 4, su cui 2 mi hanno convinti molto e altri un po' di meno. Cominciamo con i top, sempre della marca Dalton, si chiama All Eyes on You, è bellissimo il nome, è bellissimo, All Eyes on You, è un prodotto molto buono, è un prodotto che, come ho detto, viene costruito, viene fatto da dermatologi, quindi sanno cosa mettere dentro, è 100% clean, è molto molto buono, 5 di 5, e un'altra marca Espa, molto molto clean, una marca molto clean, è comunque una marca high end, e anche questo prodotto, lo so che devo dire che i high end
sono spesso top. È vero che costano tanto, però si sa cosa si usa, è veramente buono. E adesso due prodotti meno high-end che in realtà non mi hanno convinti, su cui SVR, una marca che si compra addirittura anche in farmacia, era una crema per la palpebra, che è una cosa buona perché spesso la crema degli occhi che si mette sotto gli occhi non si dovrebbe mettere sulla palpebra perché poi entra nell'occhio e comincia a lacrimare, a brudere, eccetera. Quindi il pensiero di fare una crema adatta per le palpebre, molto molto carino, però non aveva nessun beneficio sulla mia pelle, quindi 1 di 5. Invece un'altra della marca Imparfait, una marca francese, e anche questa è una crema normale, se mettevo un po' di crema del viso, un po' di più sotto gli occhi, faceva la stessa cosa. Per quindi, secondo me, skincare si dovrebbe, se uno se lo può permettere, spendere un po' di più, anche perché i prodotti mantengono molto più nel tempo, si può usare molto di più, quindi in quel momento c'è un beneficio anche sui costi. E comunque sono dei prodotti dove veramente uno sa cosa sta dentro, sono brochettati a base al tipo della pelle e comunque sono clean. Una cosa che secondo me mi piace. E adesso, come l'ultima cosa, vorrei farvi vedere un po' delle maschere, un po' delle ampulle che ho usato. Un primo kit di ampulle Sieri, ho usato della Flash Beauty, della marca Postquam Professional, e questa, dicevano, mettendo queste ampulle, questo siero, il viso diventa flawless, quindi ha un filtro perfetto sotto un trucco professionale. Il siero ha funzionato, ha idratato bene la mia pelle, questo coso flawless io non l'ho visto, quindi secondo me no. 3 di 5. E poi ho fatto un po' delle maschere nel viso che, di cui stavano qualche in un box, altre ho comprato. Per esempio questa stava in un box della Lash Beauty, si chiama Il Matar. Questa era una maschera riequilibrante alla torba, era una maschera veramente molto piacevole. Veramente dopo di levare questa maschera, dopo 10 minuti, con una spugnetta, era molto molto fresco la pelle, mi è piaciuto molto, 5 di 5. Poi ho provato una maschera della marca Foreo. Foreo è una marca canadese, mi sa, comunque molto molto conosciuta per gli attrezzi che ce l'hanno per la pulizia o anche per i sieri della pelle. E questa era una maschera dove non serviva l'attrezzo per il viso, era una maschera normale che si stendeva con un pennarello. Questa si chiamava Imagination e questa era una maschera per idratare. Devo dire la verità, io mi aspettavo un po' di più da questa marca. A me questa maschera non ha fatto niente, non avevo nessuna sensazione particolare o un beneficio che ho visto dopo un po'. No. 2 di 5. Poi ho fatto un'altra maschera della marca Rodial che ho comprato, una marca high-end, però molto molto buona, e addirittura era una bubble mask. Io sono molto tifo della bubble mask, perché dopo che avete steso questa maschera sul viso, comincia ad uscire fuori la schiuma e sentite sto sparkling sul viso, quindi le bollicine che lavorano sulla pelle. È una sensazione che a me mi piace molto, quindi 5 di 5. Poi ho fatto una maschera sempre della marca Dalton, è una maschera premium, quindi costava un po' di più, e qua abbiamo dentro collagene e caviale. Sinceramente questa maschera non mi è dispiaciuta, anche se sinceramente non rispenderei questi soldi per comprare questa maschera, mi è stata regalata. E comunque ha funzionato, perché quel giorno che la usavo avevo un po' il viso irritato, un po' rosso, e dopodiché il mio viso era molto riposato, tinta umida, mi è piaciuto, 5 di 5. E non dimenticare, avevo anche usato gli eye patches della marca Rodial. Sinceramente a me questi eye patches singolari in una busta così non mi piace, non li compro perché mi dispiace di creare l'immondizia così.
Io compro sempre i barattoli dove ci stanno dentro minimo 30, quindi è meglio per la natura. Però quando ovviamente ci sono nel box li uso. E Rodial, non dobbiamo parlare, sono molto buone. Erano molto molto intense con il siero, erano veramente bagnatissime e ovviamente poi la parte sotto gli occhi era molto molto soft. 5 di 5. Sono rimasti tre maschere che ho fatto, su cui della Beauty Pro, anche questo mi sa che era in un box. Questo era con calamine e con la vitamina B. E era una maschera sempre in tessuto, a me in tessuto mi piace molto, mi è piaciuto, adesso però sinceramente non mi ricordo se avevo dei benefici visibili o no, quindi 3 di 5. La sensazione comunque era bella. Poi ho provato un'altra maschera dalla Lidl, Keen. La marca Keen è Lidl è tedesco, quindi anche Keen penso che sia tedesco. E in Germania avevano fatto una volta un test che hanno provato i prodotti della Keen contro i prodotti high-end e c'era in mezzo anche Dior, eccetera, veramente prodotti super high-end, super costosi. E sinceramente ha vinto Keen. Devo dire che questa marca, questi prodotti da Lidl costano pochissimo, intorno a 1 fino a 5 euro, però veramente hanno vinto il test lì per lì che avevano fatto con i prodotti di certamente di certe linee adatto a certi tipi di pelle, però veramente una marca molto buona, 5 di 5. L'ultima maschera che ho fatto è una maschera molto divertente della marca Per Derma della Korean Beauty. Skincare o prodotti coreani sono molto in hype, sono molto buoni anche, devo dire. E questa era una maschera però per i capelli, ma in tessuto, quindi era molto strano. Ho lavato i capelli, asciutti un po' e poi ho messo questa maschera tipo l'asciugamano e poi si aspetta. Mi è piaciuto? No, sinceramente no, perché a me mi piacciono soprattutto quando lavo i capelli sotto la doccia, mi piacciono sia i conditioner che le maschere che durano poco, cioè che vogliono poco tempo per reagire, perché non mi va di uscire dalla doccia, di asciugare me e poi i capelli, poi tornare, poi sciacquare. Non, il tipo non mi piace. Però i capelli erano molto, molto lisci, erano molto freschi. Non posso dire niente contro, a me il tipo non mi è piaciuto. Quindi 3 di 5. Ragazzi, questa era la prima parte. Poi, ovviamente, nella seconda parte vediamo un po' il corpo. Ci vediamo presto. Ciao, ragazzi!